Una serata all'insegna della cultura al Parco degli Enotri di Mendicino in occasione della presentazione di In viaggio con Dante, una realizzazione cinematografica della Divina Commedia organizzata dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Cosenza, in collaborazione con la Fondazione Carical. Questo viaggio rientra in un lavoro di rinnovamento, diciamo, della programmazione culturale della Dante Alighieri, nonché il rinnovo di tutto il piano editoriale. Infatti usa i mezzi moderni come i media, i social e nello stesso tempo le vecchie riviste che però si sono rinnovate, perché la Dante, appunto, come dice il nostro presidente attuale, Andrea Riccardi, non deve più essere un Italo nostalgia, ma un Italo simpatia. Bisogna fare rete per accogliere e per attirare verso l'Italia gli interessi anche degli stranieri. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Il pensiero di Dante è attualissimo, anche se il suo tempo era il Medioevo. L'idea è venuta a Paolo Peluffo insieme con me. E l'idea, secondo me, è stata la cosa più geniale, cioè facciamolo così, leggiamolo senza paura nell'Italia di oggi, quella bella, strana, misteriosa, esemplare, sconosciuta, fantastica. Questo meccanismo narrativo, cioè Dante che si ascolta nel mondo come noi oggi lo conosciamo, diventa un modo alla fine magnifico per attualizzare Dante, mentre i luoghi di questa Italia, perché ogni canto è ambientato in un luogo diverso d'Italia, vengono un po' nobilitati dal fatto che sono dentro un canto di Dante. Quindi è un doppio buon servizio a Dante e all'Italia. È un'iniziativa importante, non solo perché è nuovo il connubio tra il capolavoro di Dante ed il cinema, ma è importante perché ripropone e ribadisce la eterna attualità dell'opera dantesca, che è un viaggio, ecco, un viaggio nella storia, nel pensiero del Medioevo, ma con l'occhio rivolto anche al passato. Ed è un invito per tutti noi a non trascurare le nostre identità, ad impossessarcene. Perché il monito di Ulisse e i suoi compagni è valido anche per noi, fatti non vostri a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenze. E oggi noi spesso ignoriamo la nostra identità, la nostra storia, il nostro passato, schiacciati sul presente, non guardiamo al passato, forse non guardiamo neppure all'avvenire, ci limitiamo a vivere un po' come l'asino Bigi di cartucciana memoria. Il viaggio, ideato da Lamberto Lambertini e Paolo Peluffo, è articolato in 100 episodi di circa 12 minuti l'uno ed è stato realizzato dopo 7 anni di lavoro. Nelle intenzioni del regista, le immagini del mondo moderno hanno il compito di attualizzare Dante, mentre ai suoi versi spetta il dovere di nobilitare i tempi moderni. In molti mesi di riprese sono state realizzate le tre cantiche in luoghi diversi, tra cui anche Cosenza, e in momenti di vita e di lavoro, uno per ogni canto. L'inferno, con i suoi dannati, identifica il mondo attuale. Attuale è anche Beatrice, che nell'ultima cantica appare nelle vesti di alunne straniere del corso di lingua italiana della Società Dante Alighieri.